Ragazze, benvenuti in un nuovo video. Oggi vi mostro due prodotti che mi sono stati inviati dal sito rosui.com. Sono prodotti abbastanza economici, è un sito comunque cinese, credo, quindi vende cosine molto molto carine, molto economiche. Nel corso del video ve li farò vedere anche indossati perché credo sia molto più utile. Se vi piace il trucco che sto indossando, ho fatto già un tutorial nel video precedente a questo, quindi per chi non l'ha visto vi lascio il link giù nell'info box, oppure se siete dal computer potete cliccare sulla mia faccia e andarlo a vedere. Il primo prodotto che vi mostro è un vestitino, è questo qui, molto carino perché ha la parte superiore in pizzo e ha praticamente uno scollo, vedete, a cuoricino davanti. Mi piace davvero tantissimo e è trasparente solo sopra e poi scende appunto dritto. Mi piace davvero tantissimo. Ha una lunghezza abbastanza corta, però secondo me è molto carino per andare magari a ballare in discoteca e perché credo che non sia eccessivamente corto. E questo qui è una M, io di solito indosso una S, ho preso una taglia in più proprio perché so che da questi siti, dato che le taglie sono comunque come si può dire in italiano, studiate per delle ragazze cinesi che sono molto più piccole rispetto alla nostra corporatura, prendo sempre una taglia in più e devo dire che la M di questo va benissimo. I prezzi ve li lascio giù nell'info box perché purtroppo non me li ricordo, comunque costano davvero poco queste cose. E poi ho preso questa blusa, è una camicia praticamente con lo scollo a V, senza bottoni e ha il colletto un po' alzato, non alla coreana, ma appunto un mezzo collo che a me piace tantissimo e ha la manica lunga, sì, manica lunga, diciamo a tre quarti, ecco, perché arriva un po' sul polso e può essere anche accorciata. Mi piace davvero tanto. Non è eccessivamente trasparente, ma è molto molto leggera. È diciamo tipo chiffon, ma è ovviamente poliestere. Alza abbastanza larga, oversize, morbida, come piace a me. Ed è un modello high-low, quindi davanti è un po' più corto rispetto al dietro. E ha sulle maniche questi bottoncini che si possono utilizzare appunto per accorciarla. Ho preso una M anche qui, però purtroppo le maniche mi stanno strette, talmente strette che purtroppo dopo aver provato la blusa addosso mi si sono letteralmente disintegrate le cuciture, quindi qui vedete mi si è rotta praticamente. Perché è appunto strettissima, come taglia va bene, ma le maniche sono troppo troppo strette rispetto alla taglia che questa comunque è una M. Quindi a me piace tantissimo questo modello qui, è molto elegante, anche un po' sexy per questa scollatura V, però appunto se avete le braccia sottili, molto sottili, allora va bene, il mio braccio non è magrissimo, ma voglio dire, non è neanche eccessivamente robusto, ecco, quindi considerate che io di solito calzo la S e mi va bene, vuol dire che è stata fatta male questa misura qui della manica, quindi magari se vi piace prendete una L o una XL, oppure appunto se sapete di avere un braccino abbastanza sottile la potete indossare, però mi dispiace tanto perché è davvero un bellissimo modello. Bene ragazze, queste erano le due cosine che vi volevo mostrare, spero vi siano piaciute. Questo sito ovviamente vende tantissimi, tantissimi capi d'abbinamento, accessori, non so se anche le scarpe, non me lo ricordo. Comunque, sono stati molto seri le spedizioni e tutto quanto, non mi ricordo quanto tempo hanno impiegato ad arrivare, ma se non sbaglio sulle 3 settimane, quindi non tantissimo. Comunque vi lascio il link giù nell'info box. E magari andate a visitarlo se vi piace qualcosa, insomma, è comunque utile sapere che esistono dei siti molto molto economici dove comprare delle cose carine, appunto senza pensarci troppo. Le spedizioni, su molti prodotti sono gratuite. E nulla, spero che questo video vi sia stato utile. Noi ci vediamo alla prossima. Ciao bellezze! Mua! Però, dato che l'ho preso per andare in discoteca a ballare, insomma, eccetera. E se vi piace, perché appunto in quel non è, è leggermente per essere quindi il cane.
Il trucco ispirato allo stile grunge degli anni 90 è un trucco molto intenso e spero